TR600 è un elettrotreno a potenza distribuita. A confronto con le TR500 ha il muso più lungo, infatti lo si riconosce proprio per questo. Quindi ha un miglioramento aerodinamico che gli permette di avere una certa stabilità. Fa servizio con la freccia argento e ultimamente da qualche anno viene usato per tratte come Milano-Zurigo, con una spettacolare tratta di un bellissimo lago e tanto altro. Ovviamente l'ETR600 viene usato anche per altri paesi europei. Non è un modello vecchio, anzi è giovane per la sua età di servizio. Gli anni di servizio partono dal 2008. Certo, la qualità del prodotto non sono elevate. Il costruttore è Alstom, fabbrica francese molto famosa, dove Trenitalia fa molto affidamento per i suoi nuovi treni. La sua massima velocità è 250 km orari, dato che il convoglio è soprattutto per le frecce argento. In totale ha 432 posti a sedere, tra prima classe, seconda classe e posti disabili. Gli interni sono stati ideati e progettati da un'azienda italiana, ovvero la Ital Design. La composizione dell'ETR600 è costituito da 7 elementi, di cui uno, il numero 3, è per metà adibito al trasporto viaggiatori e l'altra arredata per bar, self-service, restaurant. L'alimentazione del convoglio è di 3 kW a corrente continua e 25 kW a corrente alternata. Inizialmente era dotato di una livrea basata su grigio metallizzato. A partire dal dicembre del 2008, gli ETR600 cominciarono a servire le frecce argento. Il treno è stato sviluppato a partire dal 2004. I primi treni furono consegnati nel 2007 ed entrarono in servizio sulla linea Roma-Bari con una percorrenza fissata in 3 ore e 59 minuti e sulla Roma-Reggio Calabria con una percorrenza di 5 ore e 14 minuti.